Buongiorno a tutti, io sono Laura Sarra di Onda Creativa e come sapete siamo ancora nel periodo della quarantena del coronavirus, siamo tutti a casa e allora oggi voglio proporvi degli esercizi sul volto. Allora, il volto ovviamente è tridimensionale, quindi per renderlo al meglio abbiamo bisogno di scegliere un soggetto che abbia delle luci ben precise. Ecco, non scegliete soggetti che magari sono bellissimi di modelle patinate, quindi dove le ombre sono azzerate, proprio perché devono emergere gli occhi, la bocca, che è una cosa bellissima, ma lasciamola nelle fotografie. Nel dipinto invece è importante dare la tridimensionalità, quindi capire bene come è strutturato il nostro volto. Per capirlo bene bisogna studiare ovviamente le proporzioni, che io vi aiuterò a fare in maniera molto semplice oggi, e capire bene anche cosa succede al volto quando viene colpito da una luce che può essere una luce laterale, una luce di tre quarti, una luce frontale o una luce da dietro o anche da sopra. Ovviamente poi nella realtà, quando scattate una foto, diciamo la fonte di luce non è mai solo da una parte, però intanto capire che per esempio le orbite sono sempre più scure, perché comunque il nostro volto è fatto così, cioè gli occhi sono protetti, quindi le orbite sono in dentro, che il naso proietta comunque un'ombra sulla parte sotto o sulla parte laterale del volto, che diciamo la bocca di solito, la parte illuminata è il labbro inferiore e il labbro superiore invece è sempre in ombra. Il fatto che comunque noi siamo una superficie curva, quindi quando batte la luce illuminerà qui, ma magari qui no, perché per dare appunto la rotondità. E tante piccole cose che ovviamente non si imparano tutte in una volta, però intanto cominciamo magari con piccoli consigli. Io appunto ho fatto un piccolo schemino su quello che andremo a fare. Vi preparate il foglio, vi preparate del colore scuro, quindi o il seppia o il nero in questo caso, e poi cominciamo. Ecco, un colore solo, non voglio due colori mischiati, perché poi è difficile fare comunque lo stesso colore, e avremo bisogno appunto di due tonalità, una chiara e una scura, perché adesso facciamo una semplificazione delle ombre. Ovviamente poi ci sono anche i toni intermedi, però in questo caso questo primo esercizio lo facciamo proprio tono chiaro e ombra e basta, va bene? Vi aspetto, grazie. Eccoci qua, allora cominciamo con capire un po' come fare il volto, cioè come posizionare, diciamo, i nostri connotati, no? Quindi, noi siamo... Allora, adesso facciamo il volto, non la testa, solo il volto. Quindi, il nostro volto è, fate conto, come un uovo rovesciato. Quindi... Adesso lo faccio col pennarello, perché così voi vedete dal video, se no non lo vedete. Un uovo rovesciato. Ci facciamo la linea di mezzo, ok, dove passeranno ovviamente la punta del naso, le sopracciglia e la bocca, e poi dividiamo questa linea qui, cioè da questo punto qui a questo punto qui, più o meno in tre parti. Ok, quindi un terzo e un terzo.
D'accordo? Allora, forse questa l'ho fatta più lunga, comunque per dire che qui passano le sopracciglia. E questa è la fronte. Qui invece passa la punta del naso, quindi facciamo una specie di triangolino, un po' così, qui ci sarà la punta del naso. Qui poi sotto il naso sapete che c'è un altro piccolo triangolino. E qui passerà la bocca. Attenzione che la bocca non è proprio a metà, vedete? Un po' più in A, cioè la linea in mezzo della bocca, qui diciamo c'è il labbro superiore e qui il labbro inferiore, è un po' più alta della metà, quindi qui ci sarà poi il naso. Gli occhi, ovviamente questa sarà la nostra orbita, no? Quindi l'occhio è dentro l'orbita, un po' più basso. Tra un occhio, sapete che c'è sempre la misura di un occhio, quindi l'altro occhio starà qua. Adesso posizioniamo le orecchie, di solito arrivano da qui, in questo secondo terzo, più o meno, insomma. Ok? E noi abbiamo fatto il nostro volto. Poi, ovviamente, se lo vogliamo sistemare, qui c'è la tempia. Qui c'è lo zigomo, ok. Adesso oggi andiamo a fare con l'acquerello la luce laterale. Se io sono, diciamo, qui, vedo la mia testa dall'alto, ok, la luce arriva da qui, quindi illuminerà questa parte qui e questa parte qui sarà al buio. Quindi la mia fronte è bombata, ok? Poi invece c'ho il naso, c'ho questa parte qui, c'ho questa parte qui. Quindi questa parte qui sarà tutta in ombra, compresa ovviamente stiamo facendo proprio un'ombra molto molto forte. Vedete, qui c'è l'ombra sotto il labbro e anche il mento che è bombato. L'ombra è un po' tonda. Ok? Qui sicuramente c'è un po' di ombra anche sull'orecchio, qui ci sarà un po' di ombra sull'angolo e sicuramente anche qui. Ok? Questa sarà la nostra ombra laterale. Ok, allora adesso prendiamo la nostra matita, in questo caso, e la riproponiamo con l'acquerello. Quindi un bel uovo rovesciato. La nostra linea di mezzo, le nostre tre misure, ok, devo posizionare
nostra orbita, il nostro occhio, le nostre orecchie. Una cosa molto semplice, ok? Allora adesso andiamo con un colore scuro, quindi in questo caso con il nero. Io lo annacquo molto. In modo da dare dappertutto. Una base. Ok. Ora asciugo. Qui dove c'è la mia, come dire, occhiaia, rientro. E qui vediamo che è tutto scuro. Questa piccola ombra, e poi andiamo sul mento. Ok, questa è la luce laterale. Se poi volete passare, fare diciamo delle parti un po' più chiare, basta che con il pennello passate con un po' di acqua e sfumate. Ok, questa è la nostra luce laterale. Adesso passeremo alla luce di tre quarti. Eccoci con la luce di tre quarti. Allora, cosa succede con la luce di tre quarti? Succede che, diciamo, il volto è illuminato un po', questo è sempre il mio orologio uccellino, lo facciamo finire e poi ricominciamo. Allora, questa è la luce praticamente che batte. Questa è sempre la mia testa vista dall'alto, batte di tre quarti, cioè non laterale, bensì un po' frontale, un po' laterale. Cosa succede su questa ombra qui? Succede che io ho l'ombra, sempre assolutamente l'ombra del mio, la mia orbita che è sempre più scura, ma il mio naso fa comunque sempre un'ombra portata, cioè portata vuol dire che l'ombra del naso, che è sporgente,
riflette, diciamo, l'ombra sulla guancia, però io riesco a vedere anche una specie di triangolino che lascia fuori, perché la luce comunque penetra da questa parte. Ok, quindi qui diciamo la luce della mia fronte è un po' più meno ampia, più ampia la luce, scusate, meno ampia l'ombra. Qui c'ho il mio, diciamo, ho sempre questo più scuro, il naso proietta appunto questa luce qui, questa quest'ombra qui, qui sono sempre nel triangolino, però il naso proietterà una luce un po' più così, ok? Sembrano un po' dei baffetti. La mia bocca, la parte sopra della bocca sarà scura, sempre questa parte qui. Qui ovviamente sarà tutto scuro. Qui ovviamente il labbro inferiore è sporgente, quindi proietterà una luce sul una ombra sul mento. Il mento avrà la sua ombra propria. Ok, un po' più così. Qui è sempre, e qui avrò sempre la mia orbita un po' scura, ok? Eccoci qua. Adesso, come al solito, ci diamo sempre una base con un colore un po' più chiaro. Anche sulle orecchie, ok, asciughiamo. Prepariamo una mistura un po' più scura, ok, e cominciamo a dare la nostra ombra. L'orbita è tutta scura, qui c'è il nostro naso. Molto classica questa che vedete in molte fotografie. Questa, ecco, non la facciamo proprio scurissima, ma con il pennello un po'. Ok, questa è la nostra ombra tre quarti. Qua con la nostra luce dal frontale, quindi se questa è la testa dall'altro, la luce arriverà frontalmente. Allora, essendo la nostra testa curva, ovviamente qui
ci sarà il massimo di luce, mentre qui nelle curve comincerà a esserci un po' di ombra. Allora, quindi questa parte qui, no, sarà un po' scura, così ci dà la rotondità. Poi comincerà a essere scura tutta la parte un po' delle orbite. Qui dobbiamo cominciare a pensare che qui c'è lo zigomo che viene fuori, quindi zigomo, poi qui c'è parte della guancia e poi qui c'è la mandibola. Quindi già ci dà un'idea di come è formata, no? Quindi zigomo che viene fuori, guancia un po' incavata e poi dopo fuori di nuovo per la mandibola. Anche qui evidentemente ci saranno la parte interna dell'orecchio che sarà un po' scura. Qui adesso non riesco a farla con il pennarello, ma qui poi la luce diventa, cioè l'ombra diventa più chiara. Poi ci sarà l'ombra che proietterà, il naso che proietterà l'ombra sulla parte, diciamo, del labbro. Questo sarà scuro, le due labbra saranno quasi chiare, però qui ci sarà questa parte qui che è la parte inferiore, la parte sotto il labbro inferiore che proietterà una piccola ombra. Ok? Adesso io mi sono già preparata la stesura così non vi faccio sentire il phon. Quindi abbiamo detto questa parte qui del naso è un po' scura, proietta l'ombra qui. Adesso ovviamente sono tutte cose molto schematiche, per farvi capire. Qui c'è il taglio, sembra un po' un gattino così. Qui cominciamo, magari lo facciamo un po' più chiaro, perché comunque queste orbite non saranno proprio così scure, no? Essendo che la luce gli viene di fronte, quindi non saranno proprio. Mentre qui comunque sì, quindi fronte, ok, poi qui sotto comincia lo zigomo, qui la guancia che rientra un po' e poi la mandibola che riesce. Fronte si attacca qui un po' alla nostra orbita, ok, scendiamo un po'. Qui c'è appunto il nostro zigomo, mandibola, scusate, guancia e la mandibola che esce, ok? Ecco qui la nostra luce frontale. Adesso ci occuperemo di quella da dietro. Ecco, adesso parliamo della luce da dietro. Da dietro, però abbiamo fatto un po' da dietro laterale, perché sennò più o meno sarebbe tutta scura. Quindi diciamo che la parte che prenderà luce sarà cosa? Sarà la parte, diciamo, del naso, questa che sporge, ok? E poi la parte proprio della testa, la parte laterale. Quindi qui ci sarà uno scanso della tempia, poi di nuovo scuro perché qui c'è la nostra orbita, qui uscirà fuori perché c'è
la guancia e poi dopo lascerà questa lama di luce, come questa lama di luce. Quindi tutto il resto sarà scuro. Ripeto sempre che queste sono semplificazioni, esercizi. Perché ovviamente nel viso ci saranno tantissimi toni, no? Non ce ne sono solo due. Ok, adesso vi faccio anche l'altra parte del viso perché così magari capite meglio. Ok? Adesso qua mi sono già fatta, forse però non si è asciugato del tutto. Ok, e quindi andiamo a scurire tutta questa parte qui, lasciando questa parte qui chiara, ok? E questa lama di luce, qui c'è la nostra orbita. Questa lama di luce attorno alla parte, diciamo, dove la luce batte. E qui abbiamo fatto anche la nostra luce da dietro. Adesso ve la faccio fare dall'alto, che è un po' particolare, e poi abbiamo finito. Qua ho asciugato e adesso vado con una mistura più scura a dare un po' di ombra. Abbiamo detto qui che c'è la nostra orbita, è scura perché diciamo la luce che l'ombra che proietta il sopracciglio. Qui magari vado a dargli un altro po' di scuro perché abbiamo detto che è un po' laterale, non solo. Questo, visto che la luce arriva da qui, la facciamo un pochino più chiaro questa parte di qua, no? Così cominciamo un po' a capire anche come fare un po' le sfumature, no? Con un pennello un po' pulito, un po' bagnato e pulito, passo, diciamo, dove ho dato questo, stesura, vedete, e si sfuma un po' il contorno. E magari posso intanto con un colore un po' più forte dare anche qualche ombra più scura qui, no? E anche qui, perché se arriva la luce da qui, qui ci sarà sicuramente
un po' come abbiamo fatto per il nostro, la nostra ombra laterale, ci sarà. E magari possiamo dare anche un'ombra più scura qui. Quindi già facciamo diventare un po' più reale. Vedete, con pennello pulito, finché la mia stesura è umida, posso togliere un po' di colore. E dare un po' più, diciamo, di rotondità al mio volto. Ecco qui, questa è la, diciamo, l'ultima ombra, che era l'ombra con la fonte di luce dall'alto un po' laterale, e quindi ci vediamo col prossimo tutorial, che vi faccio fare intanto un volto reale in bianco e nero. Intanto fate un po' di esercizi su questo. Ecco, io per questi esercizi mi sono ispirata al libro di Charles Ride, Dipingere ritratti, che è un libro fantastico, è un libro che consiglio a tutti se riuscite ancora a trovarlo. Va bene? Grazie, arrivederci, ciao ciao.